qual è l'emozione di aprire questo punto proprio nel cuore di Arezzo, della vostra città? Guardi, sono stato io a decidere. Quando ce lo presentarono, se venne qui nel parco, allora era chiuso, se può dire, non c'era niente. Però la posizione mi piacque. Poi si avvicina un altro bar che è Arezzo, insomma la soddisfazione è che la gente ci accoglie, perché anche da Arezzo vengono gli ascesi al nostro bar, perché sono contenti del servizio, della roba che si dà, che si fa tutto noi, ecco. Oggi un'emozione particolare, tante istituzioni a questa inaugurazione, a darvi il benvenuto nel cuore di Arezzo. Sì, è il giorno della festa, ma ora è da domani che incomincia la cosa più difficile per noi. Oggi chiaramente è una giornata che bisogna goderci tutti, che bisogna far capire cosa abbiamo fatto, far vedere cosa abbiamo fatto. Diciamo, è la nostra prima vetrina, come si dice, il primo impatto è sempre quello che conta. Speriamo che le persone abbiano un impatto buono. Quello che è stato detto, insomma, vivere questo parco in tutte le ore della giornata. Sì, questo è quello che io, prima di prendere questa decisione, ho visitato diversi parchi, non solo, diciamo, nelle città più importanti, che in primis è Milano, che è la città più europea, ma da Londra, Parigi, Lione, i parchi sono vissuti dalla mattina alla sera da tanta gente. In un parco così ci sono 8-10 attività, cosa che... perché le persone stanno fuori, vanno a correre, si divertono, camminano, giocano a pallone, a calcio, a pallavolo. Il parco deve, se riusciamo, se noi ci proviamo, farlo ritornare il parco di un tempo. Io venivo qui a 16 anni da Cesa per venire qui a giocarci a calcio, perché non si può fare ora. Ragionamento che ci ha spinto a suo tempo a partecipare alla gara indetta dall'amministrazione comunale, con un progetto tra l'altro di contenuto, è proprio quella di restituire al parco la centralità della vita degli aretini normali, degli anziani, dei bambini, dei genitori con la carrozzina, esattamente come era storicamente. Cioè ci sono parecchie generazioni di aretini che hanno allevato i figli qui, io sono uno di questi, prima i miei figli che adesso sono grandi, hanno 40 anni, poi il mio babbo si veniva la sera a prendere il gelato col bastone. E è questo polmone verde meraviglioso che segue un'idea del vecchio sindaco Aldo Ducci, dico vecchio, pensando che ancora sarebbe ipermoderno con le sue idee. Lui aveva in mente una città dove i cittadini vivono insieme, scambiano, passano il tempo libero, in salute, in pace, questo è il parco e questa è l'idea. La sinergia con Menchetti è straordinaria perché a loro volta hanno condiviso questa visione e ci hanno messo risorse, talento, competenze, professionalità, che non è banale, perché l'operazione funzioni ci vuole gente capace e entrambi noi lo siamo.